Benvenuto o benvenuta, oggi siamo qui insieme al mio collega Jacopo Tabanelli che è dietro la telecamera per un'intervista speciale. Siamo qui nelle vesti di corsisti, siamo all'Accademia Aziendale Sovversiva e quando diciamo questa parola sovversiva nel mondo della formazione non può che uscire fuori un nostro caro amico, personaggio, grande professionista Fabrizio Cozza. Benvenuto Fabrizio. Ciao Lore, grazie a voi. Grazie a te che hai accettato questa intervista. Voglio dire in pubblico che noi abbiamo scelto per il nostro progetto la tua formazione Fabrizio perché siamo sovversivi e quindi ci piace questo termine, questa definizione, ma andiamo a in maniera più in profondità a spiegare cosa intendi per sovversivo. Cos'è secondo te la formazione sovversiva e quali sono le qualità di un imprenditore sovversivo adesso qui in Italia? È una domanda molto ampia, dovrei risponderti tante cose ma dovrò sintetizzare. Formazione sovversiva nasce 6 anni fa quando io stesso ho fatto un cambiamento su di me, nel senso venivo dal mondo della formazione classica ma ho dovuto riconoscere a me stesso che molti dei concetti che io stesso spiegavo non sempre in realtà portavano risultati. E allora sai, un po' per orgoglio personale, un po' perché per anni e anni insegnavo determinate cose, ho dovuto lottare un po' col mio orgoglio di dire ma sto dicendo veramente le cose giuste, secondo me non funziona tutto quello che spiego. E quindi ho resettato tutto e ho ricominciato da zero, cercando di capire quello che davvero funzionava nelle aziende che poi osservavo tutti i giorni. Quindi formazione sovversiva parte da un concetto completamente diverso, che non è quello di leggere su dei libri, così molto spesso scritti da guru americani che descrivono la realtà della multinazionale, e invece osservare la piccola media impresa, vedere quello che funziona davvero e da lì poi fare una sintesi e spiegare agli altri quello che gli imprenditori sovversivi già stanno facendo che portano risultati. E cosa fa un imprenditore sovversivo? Il primissimo aspetto che ho riscontrato è che i veri imprenditori che oggi stanno ottenendo risultati non puntano tutto sul successo e quindi formazione sovversiva non ti spinge ad avere successo nella vita ma ti spinge a cercare la realizzazione personale, cioè ti spinge a evolverti tu come essere umano, a far evolvere le persone che lavorano con te come persone e di conseguenza il successo diventa un ingrediente ma non lo scopo ultimo e finale. Mi hai anticipato infatti una domanda che volevo farti, qual è la parte pratica? In pratica quali sono le differenze tra imprenditori tradizionali e imprenditori sovversivi? Beh, guarda, la differenza più grande è data dal fatto che per esempio, non abbiamo le tecniche e quindi non riteniamo che, per esempio, adesso vanno molto di moda questi approcci, i 5 passi per i 3 metodi per. No, non ci sono tecniche, non ci sono passi, c'è in realtà un percorso da fare che è sempre personale, sempre personale. Quello che puoi insegnare alle persone, agli imprenditori, è a non commettere degli errori, quello sì. Cioè tu puoi indicare a un imprenditore cosa c'è di sbagliato, ma non puoi dirgli fai 1, 2, 3, 4 e porterà sicuramente quel risultato. Questa è una bugia, che molti formatori, io stesso ho utilizzato per tanti anni, per vendere dei corsi. Ok, infatti, quindi oggi proprio, visto che parliamo di bugie, sconsacrate, messe davanti al pubblico. Oggi, durante questa giornata in cui abbiamo trattato la formazione aziendale sovversiva, ma principalmente trattando dell'efficienza nel lavoro aziendale, hai sdoganato molti tabù oggi, ma qual è il più grande tabù che nei corsi di formazione classici non viene mai esposto nella sua limpidezza? Cos'è che viene celato normalmente nella formazione normale? Guarda, io provengo da un mondo che poi è quello che è ancora più in auge in questo momento, che è tutto il mondo della formazione motivazionale.
cioè si è dato un valore veramente molto ampio a questo concetto della motivazione, intesa come un leader che deve motivare le altre persone. Io non credo più in questo concetto. Credo in realtà che un leader debba preservare la motivazione che è già insita nelle persone, quindi tu non devi aggiungere nulla. In realtà l'imprenditore molto spesso fa delle azioni che distruggono la motivazione che è già nelle persone. Le persone vogliono far bene, ovvio, non tutti nella stessa maniera, quindi un altro tabù è che non puoi trattare tutte le persone alla stessa maniera, non è vero. In realtà ogni persona va gestita, va approcciata in una maniera completamente diversa. Ecco perché i metodi sono delle bugie, perché ogni essere umano è diverso. Però puoi imparare quelli che sono invece le modalità o comunque le abitudini che distruggono la buona volontà o i talenti delle persone. Quello sì, quello lo puoi imparare. Ottimo, ottimo. Quindi mi stai dicendo che c'è stato proprio un cambiamento. Cambiamento nella tua attività professionale da A a B totalmente, perché probabilmente cos'è che ti ha dato il là, molti no? nella formazione esoterica, no? Parlano di iniziazione, così per parlare, qual è stata l'iniziazione che ti ha dato l'opportunità di cambiare rotta nella tua attività professionale? C'è stato un guru, è stata l'esperienza? Allora no, non c'è stato un guru in particolare, ma c'è stata sicuramente così un travaglio interiore. L'iniziazione parte sempre da un qualcosa, da un disagio interiore. Il mio disagio, come ti dicevo prima, è che ero diventato uno spacciatore di motivazione, uno spacciatore di corsi, cioè in realtà avevo perso la dimensione di quello che dovrebbe essere un formatore. Quindi quello che mi ha fatto fare così il cambio è stato distruggere il mio ego. Il formatore, per il fatto che è sempre sul palco e comunque cerca sempre l'approvazione altrui, cerca la popolarità, per esempio, io credo che oggi non sia quella la priorità. Un bravo formatore non deve piacere a tutti. Se tu dici delle cose che piacciono a tutti, probabilmente stai dicendo delle bugie. Perché? Perché le persone piace sentire, non dico bugie, ma vogliono la strada più corta, vogliono la cosa più semplice. E quando tu invece dici la verità, a volte non ottieni popolarità. Infatti io dico sempre, vuoi che ti dica la cosa che vuoi sentirti dire o vuoi sentire la verità? Sono due cose diverse. Infatti ti seguo anche online, nonostante dal vivo, ma anche online. E vedo che stai riscontrando sempre più conferme. Più che altro grazie al comportamento anche di altri formatori. Proprio in un post che hai scritto qualche giorno fa hai notato che sotto i commenti dei classici formatori che raccontano, no, di tecniche di persuasione, come raddoppiare il fatturato in un weekend, prima c'erano persone che osannavano queste tecniche, adesso ci sono persone che prendono in giro oppure creano una parodia in qualche modo, come hai fatto tu. Secondo te, quando diventeremo tutti sovversivi, non ci sarà la stessa... No, è impossibile, non potremo mai diventare tutti sovversivi, o meglio, il giorno in cui riempiremo un palazzetto di sovversivi vorrà dire che abbiamo sbagliato tutto. Perché come ti dicevo prima, per citare un maestro, Gurdjieff diceva che non si può scappare dal carcere tutti assieme, ma lo si può fare soltanto per piccoli gruppi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo tipo di percorso, questo tipo di approccio all'azienda, ma anche alla vita in generale, non può essere una cosa che possono fare tutti, ma non perché ci piaccia essere elitari, assolutamente no. E non dico neanche che noi siamo meglio degli altri, non si tratta di essere meglio o peggio, si tratta di capire quali sono le priorità. Per me la mia priorità non è raddoppiare il fatturato, non è comprarmi la macchina sempre più grande, è una cosa che ho vissuto, è andata anche bene, però basta, poi bisogna cercare altro. Questo non vuol dire che quello che ho vissuto nel passato fosse sbagliato, era un passaggio che dovevo fare, però adesso c'è un gioco diverso e mi piace pensare che tanti altri imprenditori non abbiano soltanto o lo scopo del fatturato come prioritario, ma abbiano lo scopo quello del realizzarsi, ripeto, del star bene, del pensare anche alla loro famiglia,
del pensare a come stanno i loro collaboratori. Una delle prime domande che faccio agli imprenditori è: come stanno le persone che lavorano con te? Cioè, si sono evoluti negli ultimi anni? Sono diventati persone migliori o sono diventati solo più produttivi? Non credo più in un'azienda che forma soltanto persone iperproduttive, anche perché molto spesso le brucia come persone. Ottimo. E infatti, ascoltandoti mi hai dato una visione di quelli che sono dei nuovi valori che io mi auguro, grazie a questa intervista, grazie alle tue attività e grazie a questa condivisione che stiamo facendo, anche grazie al nostro amico Jacopo, che possano entrare nel pensiero delle persone, degli imprenditori in questo caso, e come un seme che germoglia e che magari tra qualche anno crea una società, non dico migliore, ma diversa, che possa essere di aiuto anche alle persone che non lavorano all'interno dell'azienda. Oppure... Sono convinto di questo, infatti io dico, sostengo un'idea che tu non puoi convincere nessuno a diventare sovversivo, ma puoi raccogliere o raggruppare le persone che già lo sono e che magari si sentono da sole o diverse. A volte, sai, gli imprenditori sovversivi a volte credono di essere un po' matti, perché dicono: possibile che là fuori tutto il mondo mi dica che devo seguire delle regole, invece non mi rivedo in queste regole, in questi valori. E quindi l'intento è semplicemente quello di attirare persone che sono già così, che hanno già questi valori, non quello di convincere qualcuno ad averli o a modificare quelli che ha. Ok, io ti ringrazio per questa breve intervista, per questa breve chiacchierata tra amici, ma davanti al nostro pubblico in mondo digitale, e sono felice quindi di essermi rivolto a te per questo nostro progetto, di cui abbiamo una bella visione. E in futuro, nel 2020, quando realizzeremo, abbiamo visto questa visione, sarà realizzata, possiamo dire: siamo sovversivi, grazie a Fabrizio Cozza che ci ha aiutato nel lancio di questo progetto, quindi ti ringrazio. Grazie a voi, ma ecco, non dovete ringraziare nessuno se non voi stessi, nel senso che ci siamo avvicinati semplicemente perché avevate già queste cose dentro di voi. È bello incontrarsi, quello sì, ma non c'è qualcuno che deve a qualcun altro, è un ringraziamento sempre reciproco e è bello essere assieme a fare questo percorso. Tutto qui. Grazie di nuovo. Grazie a voi. Grazie. Grazie Fabri, che bello, è un piacere. Grazie ragazzi. Ciao, è ancora accesa. È bello quando fanno queste interviste, perché senti che stai creando, stai costruendo qualcosa di diverso che viene da noi, no? E non da qualcosa che è scritto, che bisogna farlo, è un crescere mentre si fa. In maniera spontanea però, sì. Cioè l'elemento è oggi, perché io dico non credo più nel duro lavoro, non credo più nella volontà, noi abbiamo sopravvalutato tutti questi aspetti, veramente veniamo da un'epoca che ha sopravvalutato la volontà. La volontà, guardate, è un serbatoio che uno non può sfruttare all'infinito. Mi facevo una domanda proprio infatti in questi giorni, dicevo: ma allora, io lavoro, ma sarà di non iniziare a non lavorare più nel tempo, ma in maniera orizzontale, ma in maniera verticale? Cioè riuscire a renderti conto che lavori, ci sono giorni che comunque capiterà a tutti che lavori anche 12 ore, ma dopo un po' ti rendi conto che se lavori oggi, se lavori domani, già anche al terzo giorno dici: ma questa cosa sai che non va bene. Bravo. Invece ci hanno insegnato, tutta la cultura, tutta la formazione nasce, vedi, un'altra cosa che non ho detto, la sopravvalutazione degli obiettivi, che poi è anche quella, è un bluff, è un inganno. Perché? Perché lo vediamo benissimo cosa crea poi il fatto che raggiungi un obiettivo e te ne devi porre un altro, poi un altro, e invece abbiamo spesso nel cercare gli obiettivi dimentichiamo lo scopo. La maggior parte degli esseri umani è piena di obiettivi, tutti. Se tu chiedi qualcosa, hai un obiettivo, non è vero che non li hanno, poi magari sai, c'è chi l'ha scritti, c'è chi l'ha formalizzati, però non è vero, tutti vorrebbero la macchina, lo sanno che vorrebbero una macchina diversa, vorrebbero la casa, vorrebbero uno stipendio, pochissimi invece conoscono lo scopo, il perché.
ed è pericoloso chiedere a un essere umano il perché. Perché quando trova la risposta potrebbe mettere in discussione tutto il meccanismo in cui siamo inseriti. Ed è lì la crisi, è lì il disagio che si prova. E siccome noi abbiamo paura di provare disagio, rifiutiamo questa cosa qui. Essere uniti, però non essere da solo ti dà quella forza, perché a volte, sai, magari sono io che ho un cedimento, c'ho di fianco te, tu hai di fianco Jacopo, cioè è questo il valore del gruppo, però stando uniti nello scopo. Non può essere tutta la vita il raggiungere, mordicchiare la carota, no? Oppure, come dico, la mosca di successo in un mondo di merda, e quindi ambire un pezzettino di merda un po' più grande rispetto a quello degli altri, perché oggi è così, cioè ho un po' più di popolarità, ho un po' più di visibilità, ho un po' più di soldi, che tradotto è un po' un pezzettino di merda maggiore di quello degli altri di cui vantarmi, cioè, ma è folle. E il sistema a volte, anche se no, naturalmente all'inizio ci esci fuori, però nel momento in cui lavori con un sistema, è il sistema che leggermente, che ti, in maniera subdola, che ti porta, certo, a pensare così. E quindi è importante essere centrati, no? Anche nel lavoro, nell'attività giornaliera, perché è vero proprio che è così, che è proprio il sistema che ti porta in maniera subdola. Assolutamente. Io il lavoro più grande che faccio è dire di no al lavoro. Perché? Perché ciclicamente mi ritrovo in una situazione in cui, perché faccio una cosina un po' carina, LinkedIn, qua ti arrivano contatti significa altro lavoro, e noi viviamo una cultura in cui dir di no, soprattutto lavoro, è quasi sputare sul piatto in cui mangi, è quasi un'azione maleducata, no? E quindi io perlomeno ciclicamente ci ricado dentro. Poi guardo l'agenda, vedo che sto sforando, io ho messo il tetto alto, ho un'agenda che mi dice quando sto superando le ore di lavoro, mi dà l'alert, allora lì dico ok, basta, allora tolgo il piede dall'acceleratore. E invece la gente cosa fa? Continua a premere sul piede dell'acceleratore e poi continua a tentare di frenare. Cioè un'operazione schizofrenica del accelerare e frenare contemporaneamente. È folle. Quindi cosa faccio? Lavoro come un matto e poi il freno, e poi mi faccio il weekend o il mese di vacanza. Non è quello. È il quotidiano che devi avere i tuoi spazi. Non 11 mesi in cui ti ammazzi, e un mese o una settimana dove poi per finta ti riposo. Yes. Però la cosa incredibile è che quando queste cose le dici pubblicamente, vedi veramente che umanità c'è in giro. Cioè di come il livello medio purtroppo sia ancora molto basso, perché ti vedono veramente come un eretico, cioè sovversivo non a caso, cioè ti vedono veramente come uno strano e pericoloso. Infatti sovversivo è bello, perché sovversivo ha avuto quasi sempre un'accezione negativa. Perché non viene usato sovversivo? Sovversivo è quello, cioè, è quello pericoloso per la società, è quello da mettere in prigione, cioè quello da combattere. L'eretico, bene o male, vabbè, qualcuno è stato bruciato, però c'ha sempre un fascino dietro, no? Un po'. Sono gli anarchici sovversivi, no? Esatto, però sovversivo invece era diventato quello cattivo, quello che non porta un beneficio, porta soltanto danni. E invece va riscoperto questo tema. E per te, Fabri, qual è lo scopo, quindi, della vita? Il tuo, almeno?